Buonasera. Buonasera. Questo testo bellissimo e questa musica bellissima, qualcuno di voi l'avrà riconosciuta perché questa diventa una delle arie più famose di tutto il barocco. Nel 1711 Handel, che aveva scritto questo pezzo nel 1707 per Roma, lo rielabora e lo inserisce all'interno di una sua opera. Però era nato a Roma appunto nel 1707 il Rinaldo, lascia che io pianga, mia cruda sorte, e che sospiri la libertà. Questo sarà il nuovo testo. Questo era l'originale, che tra l'altro voi sentirete in occasione del concerto del 17 novembre con Cecilia Bartoli. Il testo originale diceva lascia la spina, era il piacere che cantava, dice lascia la spina, cogli la rosa, tu vai cercando il tuo dolore. È bello perché in questo oratorio c'erano quattro personaggi allegorici, e li vedete lì alle mie spalle. La bellezza, il piacere, il disinganno, cioè la verità, e il tempo. È un bel match, eh? Chi vince? La bellezza, il piacere, o dall'altra parte invece il disinganno, la verità e il tempo? La bellezza vince sul tempo e il piacere? Ecco la verità che te lo dice, guarda che loro finiscono. E allora questo testo, cantato dal piacere, ti dice che sì, tu lascia la spina e cogli la rosa, però guarda che una volta che conosci il piacere, quando poi lo perderai, sarà un gran dolore, perché canuta brina, con l'andar del tempo, per mano ascosa, renderà più duro il tuo cuore, meno facile alle passioni. Sarà un'occasione quella di questa sera per parlare di Farinelli, perché il concerto si intitola Farinelli e il suo tempo, cioè di parlare di uno dei più grandi cantanti del Settecento. Era un castrato. E quindi sarà un'occasione per parlare dei castrati, e sarà un'occasione per parlare di come si stava in teatro nel Settecento, e sarà un'occasione di parlare più in generale dell'opera italiana nel Settecento. Ecco, questo è il concerto per l'appunto del 17 novembre, che avrete la fortuna, chi avrà appunto la fortuna di poterlo ascoltare. Detto Farinelli, perché lui si chiamava Carlo Broschi, capisci? Ma detto Farinelli, perché questi castrati, una volta che venivano castrati, prendevano dei nomignoli. Caffariello, Senesino, Farinelli. Non si sa bene perché un Broschi diventi Farinelli una volta castrato. Forse in omaggio ad una famiglia napoletana che lui frequentava da ragazzino. Le prime prove di canto le avrebbe fatto a casa di questa famiglia, per l'appunto. Forse si chiamava Farina, da cui poi diventa Farinelli. E l'altro di cui parleremo sarà Handel, che nel 1728, per la prima volta, sente Farinelli diventandone pazzo, dice. Handel viene in Italia, ascolta questo cantante per la prima volta e poi torna e dice: ho sentito una voce incredibile, la dobbiamo questa voce, quest'uomo, questo castrato, lo dobbiamo portare per l'appunto a Londra. E l'altro uomo di cui parleremo è Nicola, Niccolò, Niccolò Porpora, che è stato il maestro di Farinelli ed è stato il maestro di tanti castrati. Non era facile essere allievi di Porpora perché naturalmente era un insegnante molto esigente. Ogni giorno aveva i suoi riti, alla mattina si facevano gli esercizi di canto, quelli duri, quelli difficili, poi nel pomeriggio si faceva il contrappunto, si facevano degli esercizi davanti allo specchio per provare naturalmente le espressioni del volto, del corpo, eccetera, eccetera, insomma, no? E era molto dura, però quelli che riuscivano, come Farinelli, diventavano degli dèi, si può dire, del canto. Era un maestro. Sotto tutti i punti di vista, non soltanto di canto, ma era anche un compositore di prim'ordine della cosiddetta scuola napoletana. E adesso, scusate, cominciamo a entrare nel merito di questa cosa, che riguarda la sfera sessuale dei castrati. Cioè, un uomo, un ragazzino, un bambino, nasce con un'identità sessuale e poi, arrivato ad una certa età, veniva castrato prima che mutasse la sua voce. Allora c'è da chiedersi questa cosa. Cioè, questi castrati,
che parti interpretavano? Interpretavano parti maschili, parti femminili, perché la voce gli rimaneva acuta. Non sappiamo bene come. Non possiamo dire che era una voce di una donna, era una voce che non possiamo nemmeno immaginare, perché non era ovviamente la voce di un uomo, non era ovviamente la voce di un bambino, non era ovviamente la voce di una donna, era una voce assolutamente unica. E quante opere sono nate per queste voci assolutamente uniche. Allora, quali personaggi interpretavano? C'era una certa ambiguità sessuale. E qui vedete, per esempio, tutta una serie di personaggi maschili interpretati appunto da Farinelli. Florindo, Oreste, Decio, Aristeo, Ernando, Ruggero, Tolomeo, Giasone, Mirteo, Rinaldo, Dario, Arbace, Scipione, via. Tanti personaggi maschili, tanti personaggi maschili. Farinelli ha interpretato però anche delle parti femminili. È certo, perché a Roma, là dove c'era la sede papale, le donne non potevano esibirsi. E allora, perché? Scusate, mi pare ovvio, far esibire una donna è assolutamente immorale, capite? Ma castrare un bambino a 9 anni va bene. Cioè, le idee chiarissime non c'erano su cosa era morale e su che cosa non era. Però lui ha fatto anche queste parti femminili, Sofonisma, Placidia, Palmira, Adelaide, Berenice, Cleopatra, Alceste. Sono molte più le parti maschili e molte meno le parti femminili. C'è da chiedersi quale delle due è più realistica. Cioè, se tu hai un uomo che è castrato e che quindi canta come una donna, è più realistico nel momento in cui è vestito da uomo, cioè per quello che dovrebbe essere, ma ha la voce di donna e fa una parte maschile, oppure è più realistico il fatto che un uomo si travesta da donna e faccia una parte femminile? Ci sono problemi da una parte e dall'altra, voi capite, eh? Non è un gioco così semplice quello di capire dove sta il meglio. Comunque, ecco, guardate, questa è un'immagine per l'appunto di Farinelli in abiti femminili. Non era un granché, vi devo dire. Il pubblico però impazziva, il pubblico del Settecento, perché questo gioco del travestimento riguardava anche le donne, capite? Cioè le donne si travestivano fondamentalmente da uomo e gli uomini castrati facevano le parti femminili. E il pubblico impazziva, cioè proprio era un gioco erotico irresistibile. Per molta gente, non potendo trovare i travestiti per la strada, andare a teatro era un modo sostanzialmente per applaudirli, per vederli, per sognare, insomma, no? Si lasciavano andare. Ecco, infatti, a proposito di ambiguità sessuale, vedi il disco di Cecilia Bartoli, dedicato per l'appunto a Farinelli. Scusate, il retro della copertina, lo volete vedere? Eccolo qua. Capisci? Cioè, che tu come lo giri questo disco, comunque, insomma, questo gioco di ambiguità sessuale mi pare piuttosto evidente. Tra poche settimane alla Scala va in scena quest'opera di un compositore che si chiama Francesco Cavalli, opera del 1651, che si chiama La Calisto. Dunque, state attenti. Chi è Calisto? Calisto è una ninfa di Diana. Giove, passando da quelle parti, vede sta ragazza e dice: ah, però, guarda che bella sta ragazza. Questo è il tema della Calisto, di Cavalli, 1651, Venezia. Giove vede sta ragazza e dice: mi piace. E allora, dice, mi presenterò a lei, le farò la corte, e lei, come tutte le donne, cadrà ai miei piedi. E allora, lui fa un travestimento, e non va bene, lei lo caccia. Allora ne prova un altro, e lei lo caccia. Prova a travestirsi ancora e lei lo caccia. A quel punto a Giove gli viene un dubbio. E se a lei gli uomini non piacessero? Allora che fa? Giove si traveste da Diana cacciatrice. Si traveste da donna. E a quel punto Calisto cade ai suoi piedi e dice: sì, io ti amo, andiamo a baciarci le bocche. 1651, ma voi capite, Venezia. Per questo Santa Madre Chiesa, ogni volta che sentiva parlare dei teatri, si faceva il segno della croce. È un luogo di perdizione quello lì, è un luogo terribile. Nessuno sa esattamente come abbia fatto il cantante a fare prima una parte baritonale e poi a fare una parte invece acuta. Si suppone che sotto la sua enorme gonna ci fosse nascosto un ragazzino
comunque non un castrato, è difficile poi capirete perché, comunque un ragazzino sotto la sua gonna che cominciò a cantare al posto del baritono, il quale si limitò a muovere le labbra. Io vi faccio vedere un pezzettino di una scena, appunto, e lui è bravissimo perché canta in falsetto. Guardate. Non so se dobbiamo abbassare un po' le luci per vederlo meglio. Guarda Giove. Ecco l'orgoglio secca, colta incauta nell'acce. Rispettosa la torre, che non la grazie. Capite perché i tedeschi, i francesi non ci capiscono, lo capisci, no? Perché siamo un popolo assolutamente unico al mondo. Nel 1651 c'era immaginati questa cosa di Giove che si traveste da donna e fa la corte a una ninfa, la quale cade ai suoi piedi. E questo non è un caso isolato, eh. Devo dirvi che l'opera veneziana era piena di elementi comici al limite del lecito, eh. Sempre Cavalli, guarda qui, sempre lui. Guarda questo Giasone, questo servo, che lui è balbuziente, allora dice: son gobbo, son demo, son bello, son bravo, il mondo meschiavo, del diavolo non temo, son vago, grazioso, lascivo, amoroso, se io ballo, se io canto, se io suono la lira, ogni dama per me arde e so, e comincia a balbettare, no? Allora Oreste, che con lui dice, e sospira, e sì, dice, e lui insiste, e so, e sospira, arde e sospira. Linguaggio curioso, ma a questo punto Demo dice, sei troppo frettoloso, e se farai del mio parlar strapazzo,
La mia forte bravura saprà spezzarti il ca, il ca, il ca. Che tu capisci, no? 1649 in teatro, in un teatro come questo, no? Se farai del mio parlare strapazzo, la mia forte bravura saprà spezzarti il ca, il ca, il ca. E Oreste dice, oibo! E lui, il capo, in queste mura. È sempre così, poi all'ultimo momento naturalmente c'è un colpo di reni per cui la cosa rientra, no? In un certo senso. Vabbè, torniamo al concerto di Cecilia Bartoli. Questo è il programma. Ci sono dei brani strumentali e poi invece ci sono una serie di brani vocali. Non è tutto cantato dall'inizio alla fine. Quelli con la freccia sono i brani vocali, insomma. Allora, Porpora, si può vedere. L'aria di Aci. Aci è un pastorello. Infatti canta con l'oboe, pastorello maschio, giusto? Infatti lui canta con l'oboe, perché l'oboe è lo strumento pastorale. Poi c'è, ecco, lascia la spina, cogli la rosa, quello che vi ho fatto sentire all'inizio. C'è, e qui, sai, il piacere cos'è, maschio, femmina? Beh, una voce acuta, chi l'avrà cantato a Roma? Facilmente un castrato, perché le donne, come vi dicevo, a Roma non potevano cantare. Cleopatra è per forza una donna, dai. Però vi devo dire che in certe circostanze Farinelli si è trovato a fare la parte di Cleopatra. No, ma tu capisci che poi, scusami, te lo vedi tu, Giulio Cesare, che si innamora di Cleopatra, che è un uomo travestito da Cleopatra, che canta nei panni di Cleopatra, una cosa terribile, no, questa qui. Poi, questa è una donna, mi deride della storia delle Empiadite, Melissa è una donna, e poi Ruggero, questo è un maschio, cioè questa era un'aria che era stata cantata per l'appunto da un castrato. E poi abbiamo Augelletti che cantate, e questa è Almirena, quindi è una donna, e infine un Lode da Santa Cecilia, questa era sicuramente cantata da una donna, insomma, questa senz'altro, perché era al di fuori del teatro d'opera. Allora, vorrei farvi sentire e farvi vedere un video dove c'è Cecilia Bartoli che interpreta un'opera di Niccolò Porpora, il suo maestro per l'appunto, Mirteo, In braccio a mille furie, Venezia 1728. Ricorderete questa data, Venezia 1728, l'anno 1728 era l'anno in cui Handel era in Italia e Handel dice ho sentito una voce. E chissà che non abbia sentito proprio Farinelli cantare quest'aria. Anche, ve la faccio ascoltare, anche se questa non è compresa nel programma del prossimo novembre, ve la faccio sentire e lei è bravissima a fare la parte del castrato, eh. Anche fisicamente, guardate. E braccio mille fuori, sento che l'alma freme, sento con i denzeve, con le passate giure, per me, thank you.
feriti insieme, con le basate in giuri. Rockstar praticamente, no? Cioè, fantastica. Perché questa ambiguità sessuale, se ci pensate, è quella dei grandi divi del rock, no? Cioè Michael Jackson, tu pensa. È una cosa antica, l'abbiamo inventata noi nel, si dice nel Settecento, in realtà l'abbiamo inventata prima. Ecco, questo è un punto, sapete, si racconta, ma è proprio sbagliato, cioè che con l'opera del Settecento sia entrata in uso la pratica di castrare i bambini. Ma non è vero, c'era già prima, guarda. Questa è una delle prime opere, un capolavoro assoluto, l'Orfeo di Claudio Monteverdi. Però se tu guardi alla prima assoluta del 1607 a Mantova, tutte le parti femminili erano fatte, tutte le parti praticamente, maschili e femminili, erano fatte da uomini. Vedi? Cioè, la musica, Giovanni Magli, Orfeo è chiaro, Euridice, la compagna, era fatta da un uomo, probabilmente. Speranza era sicuramente un uomo, Proserpina era sicuramente un uomo, e Caronte e Plutone non sappiamo chi fossero gli interpreti, ma erano sicuramente degli uomini. Cioè, le donne non erano appunto ammesse a cantare. Quindi, in realtà, c'era già prima, vedi? Giovanni Gualberto Magli era un castrato e, tra l'altro, era molto bravo. I Gonzaga erano ammiratissimi da lui, perché era riuscito a imparare a memoria la parte nel giro di poco tempo, ma erano difficili da trovare nel 600. Guardate questa testimonianza, qui abbiamo pochi soprani, cioè castrati, e pochi buoni. Questo era il punto. Adesso fatemi dire una cosa velocissima. Tra l'opera del 600 e l'opera del 700 c'è stato uno spostamento geografico. L'opera del 600 trova il suo polo, diciamo così, nella città di Venezia, mentre quella del 700 trova il suo polo nella città di Napoli. E a Napoli c'erano appunto i conservatori, ce n'erano ben quattro, ed erano rinomatissimi questi conservatori. Beh, dovete sapere che era altissima la domanda per entrare a studiare in conservatorio. Anche perché il conservatorio doveva anzitutto svolgere una funzione, che era quella di orfanotrofio. Si chiama conservatorio perché in napoletano vi si conserva la vita di questi poveri trovatelli. A Venezia si chiamavano ospitali, nel senso che erano luoghi deputati all'ospitalità, per l'appunto, a ospitare ragazzini o ragazzine, per l'appunto, senza genitori. Ecco questo. E allora, siccome la domanda era molto alta e poi c'era, come dire, l'attività istituzionale, che era quella dell'orfanotrofio, un buon modo per entrare in conservatorio era quello di presentarsi alla porta con un ragazzino castrato. Era un bel viatico, hai capito? E quindi, l'avete castrato il ragazzino? No, allora quando l'avete castrato tornate, così vedrete che lo facciamo entrare di sicuro, no? Capisci che cosa assolutamente brutale, insomma. Comunque qui si sono formati i più grandi cantanti e i più grandi compositori del Settecento, D'Aleo, Asse, Pergolesi, Iommelli, Traetta, Piccinni, insomma, sono usciti tutti qui, insomma. Beh, Porpora, è ovvio. Adesso dico una cosa alle donne. Allora, nell'opera, che non fosse Roma, cantavano gli uomini e le donne. E gli uomini erano i musici, erano i castrati. Parliamo delle donne. Allora, care signore, voglio dirvi una cosa. L'opera è stato il primo luogo dove non si è assistita alla solita disparità, diciamo così, tra uomo e donna, che è tipica di tutte le attività lavorative, prevalentemente ancora oggi, no? Insomma, sappiamo che gli uomini sono pagati di più rispetto alle donne, mediamente sono pagati di più. Nell'opera del Settecento, invece, le donne potevano guardare gli uomini pari a pari, perché erano pagate tanto quanto e a volte addirittura di più e molto di più dei loro colleghi maschi. Cioè, qui non c'era sostanzialmente quella forma di discriminazione che tutti noi conosciamo. Semmai lo scotto era di ordine morale. Questo lo scrive un funzionario di giustizia napoletano nel 1740. Dice che le cantanti,
non si sono mai descritte per oneste. C'è una donna che fa una cantante, la cantante non può essere una brava donna, deve essere onesta, perché la professione di canterina porta con sé la sventura per questa donna di dover frequentare un sacco di uomini, anche per le prove. È vero che erano castrati, però c'erano anche i violinisti, i violoncellisti, i poeti, gli amanti del canto, e chiunque vede questo traffico, scrive il funzionario napoletano di giustizia, in casa di una donna, con facilità si induce a dire che sia disonesta. E che vi sia o che non vi sia effettivamente il male. Per cui erano guardate come Anna poco di buono, quella fa la canterina, fa la cantante nell'opera, non me ne parlare. Però, ecco, sotto il profilo professionale potevano guardare pari pari appunto i loro colleghi maschi. I musici, cioè con la parola musico si chiama appunto il castrato. Castrati, se diventavano famosi, diventavano ricchissimi. Delle pop star, davvero, insomma, erano richiestissimi in tutta Europa. Certo è che il fatto che l'opera italiana del Settecento vivesse di questi castrati, facesse fare loro la parte di Artaserse, di Giulio Cesare, di Adriano in Siria, capisci? Questi grandi condottieri, tutti castrati, ci fa capire che l'opera del Settecento, il teatro del Settecento, è il regno della fantasia e dell'irrealtà. Nessuno andava a teatro per vedere qualcosa che avesse un corrispettivo nella verità, ma a vedere qualcosa in fondo che era una grande invenzione. Quindi le voci dei castrati erano molto amate, molto apprezzate. Poi c'era quel rivolto sessuale, per l'appunto, di cui vi parlavo prima. L'operazione. Se siete impressionabili, tappatevi le orecchie. Esattamente. L'operazione, come avvenisse, era un po' lasciata nel mistero, hai capito? La facevano poi i barbieri, la facevano quelli che avevano, insomma, una certa familiarità con i rasoi. Si dice che in Umbria ci fossero addirittura cartelli che recitavano «Qui si castra presto e bene», ma probabilmente un'invenzione. Spero che sia un'invenzione, insomma, questa. Era un'operazione semplice o brutale, ce n'erano di due tipi di operazione. Una era un'operazione chirurgica, era l'asportazione dei testicoli, sostanzialmente. E la seconda, invece, i testicoli venivano legati così stretti in modo tale da impedire al sangue di defluire e quindi, sostanzialmente, questi si avvizzivano. L'importante era farlo prima della muta della voce, perché se lo fai dopo non serve a niente. Devi farlo prima della muta della voce. Voi direte, ma i ragazzini erano d'accordo? Perché questo è il punto, no? Sappiamo di una nonna che vendette la vigna per castrare il ragazzino. Chissà se gliel'ha chiesto. Senti, caro nipotino mio, ti va di essere castrato? Ma nonna, sì, cos'è? Guarda che poi diventi ricco e famoso come Farinelli. Sì, bello, dai, andiamo. Capisci? Una botta in testa, o quel che si poteva fare, e poi veniva castrato. Oh, il tasso di mortalità era altissimo, inutile ve lo dica, perché ovviamente tutto era fatto con... Non c'erano certi gli ambienti sterili. Anzi, sapete peggio, perché dopo l'operazione si riteneva che fosse necessario fare a questi ragazzini un bel bagno purificatore in una bacinella piena di latte. Che non è proprio il massimo per uno che ha appena subito un'operazione. E quindi, se era sopravvissuto all'operazione, spesso non sopravviveva a quel bagno di latte che doveva essere purificatore, invece era mortifero, insomma. Ecco. Questo è... Ma gli effetti sul corpo umano e sulle corde vocali di questa operazione erano eccezionali. Scusate, da un certo momento in poi Santa Madre Chiesa dice: chiediamo l'autorizzazione ai ragazzini. Glielo chiediamo, così siamo più tranquilli. E allora siamo pieni di foglietti grandi così. Io, nome e cognome, dichiaro di voler essere castrato nel giorno del Signore tal dei tali. Firmato X, perché questi bambini non sapevano né leggere né scrivere, quindi figurati, no? Però con questo era il lavacro, diciamo così, delle coscienze, no? E quindi poi si procedeva con l'operazione. E la loro voce rimaneva compresa tra il registro di soprano, di mezzo contralto
e di contralto, cioè tra un registro molto acuto, un registro sempre femminile mezzano, avevano una gamma di suoni veramente molto, molto ampia, molto ampia. Gli effetti della castrazione sono mirabolanti sull'organismo. Innanzitutto diventavano altissimi, altissimi, erano imponenti. Scusate, guardate, questa è una caricatura del 1735, dove si vede un castrato e gli altri, capisci? Questi giganti che calcavano appunto le scene. E questo è Farinelli, anche lui, come potete vedere, altissimo, in una caricatura del 29 in Catone in Utica. Del resto, la parola soprano significa per l'appunto quello, più alto, capisci? Più alto. Erano soprani, erano alti. Questo era l'effetto, altezza eccessiva. Poi, cassa toracica gigantesca, espansa, avevano dei polmoni che non finivano mai. Diventavano davvero delle macchine per fare il canto, per fare musica. La laringe rimaneva elastica come quella di un bambino e questo gli consentiva delle prodezze vocali straordinarie. E poi i volti glabri, senza peli. C'è un ritratto di Farinelli, poi ve lo faccio vedere, dove si vede questa barbetta, sai questi baffetti adolescenziali? Sai quelli che vengono proprio ai bambini 14 anni? Ecco, il massimo che gli veniva in volto era sostanzialmente questo. Ecco. Questo è un francese che nel 1739 ha descritto questi castrati, dice diventano quasi tutti grandi e grassi come capponi, coi fianchi, il sedere, le braccia, il petto, il collo, tondi e paffutelli come le donne. Quando si incontrano in un gruppo di persone si rimane sbalorditi quando parlano a sentire uscire da questi colossi una vocetta da bambini. Gli effetti sulla psiche erano micidiali. Erano micidiali gli effetti sulla psiche. No, ma tant'è vero che questi poi si incattivivano con quelli che avevano permesso che sul loro corpo venisse compiuto questo scempio. Si incattivivano. E quindi quasi sempre c'era la cosa, no, ma abbiamo dovuto castrarti, abbiamo dovuto fare questa cosa qui, non per la voce, no, figurati quello, non ci abbiamo minimamente pensato noi. No, dice, l'abbiamo dovuto fare perché da bambino tu sei stato morso da un cavallo. E quindi, sai, lì abbiamo dovuto intervenire per salvarti la vita. Ma io non me lo ricordo. Certo che non te lo ricordi, perché guarda, è stato un tal trauma per te. Ora, c'è un libro serissimo di John Rosselli sui cantanti d'opera in cui c'è questo passaggio. Alla metà dell'Ottocento tutti i castrati rimasti alla Cappella Sistina risultavano vittime di maiali. Cioè, erano tutti stati morsi da maiali incattiviti e quindi l'unica possibilità per salvar loro la pelle era quella appunto di evirarli. Questi cantanti grandi, grossi, imponenti, con questa voce acuta, così, che avevano così tanto sofferto e tanto soffrivano in fondo nella vita, erano delle star acclamatissime e erano delle vere e proprie prime donne, lasciatemelo dire. Erano capricciosissimi, capricciosissimi. Queste erano richieste di Luigi Marchesi, uno appunto dei famosi castrati. Le sue richieste più folli riguardavano l'entrata in scena. Marchesi imponeva che si facesse sempre una collina al centro del palcoscenico. Scusa, ma l'opera è ambientata nel deserto. Voglio una collina. Ma non... Voglio una collina. Benissimo. Quindi, una collina. Poi lui doveva presentarsi in cima a questa collina, con una spada, uno scudo, una lancia lucente sulla testa, un elmo di piume bianche e rosse di almeno 6 piedi d'altezza, e pretendeva di cominciare con le parole «Dove sono io?». Capisci comunque l'ingresso in scena? Cosa c'entrava questo con l'opera? Niente. Cosa cantava dopo? Il suo cavallo di battaglia. Cosa c'entrava il suo cavallo di battaglia con l'opera? Assolutamente niente. Ma questo lui lo imponeva e non era il solo a farlo. Al che esclamava, odi lo squillo della tromba guerriera, e allora cantava il suo brano
perché l'aveva reso, l'aria che l'aveva reso famoso, e quindi scendeva lentamente i gradini del palcoscenico, fra l'ondeggiare delle piume e il clangore delle armi, per andare ad accogliere vicino alla balaustra le ovazioni del pubblico, letteralmente in delirio. Capisci con chi avevi a che fare? Capricciosissimi. Tant'è vero che i compositori, siccome sapevano di avere a che fare con degli uomini capricciosissimi da una parte e con delle donne capricciosissime dall'altra, perché c'era Giulio Cesare, ma c'era anche Cleopatra, capite? E quindi bisognava accontentare gli uni, accontentare gli altri ed evitare gli incidenti diplomatici, che erano terrificanti. Guardate, sapete cosa facevano? Distribuivano le arie a seconda dell'importanza del personaggio. Cioè, non so, primo castrato, 7 arie, prima donna, 7 arie. Poi a scendere, capito? Ad Atalanta cosa gli diamo? 6. A quell'altro cosa gli diamo? 4. Quell'altro che non conta niente gli diamo 2, e quello che proprio è l'ultima ruota del carro gliene diamo 1. E veniva chiamata aria di sorbetto, perché la gente non stava nemmeno in teatro ad ascoltarla, ma andava fuori a mangiarsi un gelato, capisci? Quindi non, una di quelle cose da non ascoltare. Abbiamo registrato mai la voce di un castrato? Allora, mi viene da dire sì e no. Sì, perché c'è la registrazione dell'ultimo castrato, che adesso vi faccio sentire. È una registrazione di primo Novecento. No, perché l'ultimo castrato che è stato possibile registrare in un'epoca in cui esisteva all'inizio del Novecento la registrazione sonora, non ha niente a che vedere con i grandissimi castrati del Settecento. Perché? Perché all'inizio dell'Ottocento i castrati cominciano ormai, già a fine Settecento i castrati cominciano ormai a uscire dal gusto del pubblico, e nell'Ottocento al posto dei castrati ci saranno i tenori con le loro note acute, i loro do di petto, ma insomma comunque voci più virili, maschili insomma. E allora dove li troviamo gli ultimi castrati? Era lì, alla Cappella Sistina, no? Cioè, il Papa, naturalmente, ah no, qui le donne non cantano, e quindi si castrino, capisci? Ecco, e allora abbiamo lui, che è stato l'ultimo castrato, per l'appunto, si chiamava Moreschi, ecco, questa, guardate, la fotografia, che tristezza, della Cappella Sistina, vedi, tutti uomini, Giovanni Cesari, tutti castrati, Domenico Salvatore, Mustafà, Moreschi, castrato, Vincenzo Sebastianelli, Gustavo Pesci e Giuseppe Ritarossi. Io voglio farvi sentire la voce dell'ultimo castrato. Adesso ve la faccio ascoltare, però attenzione bene, nell'ascoltarla lui non cantava benissimo, perché non era un castrato da teatro d'opera, capisci? Era un castrato per la Cappella Sistina. Cantavano delle cose piuttosto banali, piuttosto semplici. Era castrato e cantava lì dentro non per le sue qualità vocali, ma perché di fatto le donne non erano ammesse. Ecco perché. E poi è stato l'ultimo. Alla fine l'hanno fatto fuori. Quindi, ascoltando questa voce, tenete bene in mente, si tratta di un castrato modesto, però canta con la sua voce naturale. Non sta cantando in falsetto. Canta con la sua voce naturale. Vado. Una certa tristezza, vero? Una certa malinconia di fondo, insomma. Poi il pezzo è così brutto. Ma insomma, questa è la registrazione dell'ultimo castrato. Poi nel 1903, appunto, Papa Pio X dice basta castrati.
E questo segnò la fine veramente di tutti questi castrati. E lo stesso cantante che avete appena ascoltato, Moreschi, finì la sua vita davvero in povertà, in grande difficoltà, perché la Cappella Sistina non lo voleva più, insomma. E quindi lui che era l'ultimo. E del resto il rapporto con i papi, tra i castrati e i papi, è sempre stato un rapporto ambivalente. Li volevano, però poi insomma li giudicavano anche un po' per quel che erano, capricciosi, difficili. Raccontano che un evirato andò da Papa Innocenzo XI perché lui diceva di essere stato castrato male. E dice: siccome sono stato castrato male, io voglio poter prendere moglie. Non si era mai visto un castrato che si sposasse. E allora ci voleva un intervento papale perché questo avvenisse, no? E dice: sono stato castrato male, e quindi dice: chiedo il permesso d'ammogliarmi. E il Papa, a margine della nota, scrisse: che si castri meglio. Capisci? Speriamo che anche questa sia una leggenda. Adesso voglio farvi una cosa che vi spero vi piaccia. Insomma, spero che vi piaccia, perché ho messo un po' di tempo a farla, però ho pensato che fosse, come dire, molto, molto bella. Ho ricomposto, non lascia la spina, prendi la rosa, ma la famosa aria dal Rinaldo del 1711, lascia che io pianga, mia cruda sorte, e che sospiri la libertà. L'ho presa e cosa ho fatto? Ho fatto un montaggio. La prima parte l'ho fatta cantare a un mezzo soprano, quindi ad una donna, Joyce Di Donato. Poi ho preso una voce bianca meravigliosa di questo ragazzino del nord Europa, Axel Rikvin, e gli ho fatto cantare un pezzettino della parte centrale. Poi ho preso un uomo, un controtenore. Non è un castrato. È un ragazzo normale. Lui ci tiene a dire: c'ho la fidanzata, sono un ragazzo normale. Solo che lui ha imparato a cantare in falsetto. Ce ne sono tanti che fanno così, eh. Imparano, a Basilea c'è una scuola molto famosa per questo. Tu vai, porti lì tuo figlio, già grande, e te lo ritrovi che poi canta, canta le parti dei castrati. Non castrato però, non te lo castrano, va bene? Puoi portarlo con fiducia a Basilea. Ed è Filip Jaruzelski. La parte finale, invece, è dal film, famoso film Farinelli degli anni 90. Lì che cosa fecero? Per restituirci la voce del castrato, mixarono la stessa aria cantata da un soprano e la stessa cantata da un controtenore, come Jaruzelski, per l'appunto, cioè un ragazzo che canta in falsetto. E le hanno messe insieme per darci. Allora, al centro andiamo via lisci, cioè intendo dire che il video che vedrete per la voce bianca, per il controtenore, sono due video, lui che canta, l'altro che canta, insomma. La parte iniziale, invece, la parte finale, sono due video che rappresentano un po' il tema della sofferenza. Perché nella prima parte questa cantante, Joyce Di Donato, si è unita a un gruppo italiano che si chiama, bravissimo, di musica barocca, che si chiama Il Pomodoro. Tu dici: come doveva chiamarsi un gruppo italiano? Il Pomodoro. Ma però il nome fa riferimento al mito di Paride e la mela d'oro del giardino delle Speridi. Ma io so che questa cosa l'ho detta, ma a voi è venuta in mente immediatamente. A nessuno è venuta in mente la salsa di pomodoro per condire gli spaghetti. Lo so che vi è venuta in mente subito il mito di Paride e la mela d'oro. La mela, il pomo d'oro, per l'appunto. E loro hanno fatto una cosa molto creativa, e cioè un video contro la violenza sulle donne. Un video contro la violenza sulle donne. E allora c'è lei che è malconcia su un pavimento, che ha paura perché lì c'è il suo uomo che le usa violenza, no? E lei canta questa cosa bellissima: lascia che io pianga la mia cruda sorte, la mia sorte crudele, e che sospiri la libertà. L'aria di Handel nel 1711, che torna ad essere attualissima su un tema davvero odioso. E nel finale pure, devo dire, nel film Farinelli pure, c'è la sofferenza, perché si sente lui che canta lascia che io pianga, però lui ricorda anche lui la sua cruda sorte. E c'è l'immagine di lui, bimbo, appena operato,
nel famoso bagno di latte. Quindi estremi di sofferenza. Abbassiamo un po' le luci, per favore, grazie.
l'uomo che si sente male in un palco, nel film Farinelli, è Handel, che avrebbe tanto voluto far cantare nel suo teatro Farinelli, lui che l'aveva scoperto, che l'aveva sentito, dobbiamo portare a Londra, eccetera, eccetera, e poi Farinelli invece a Londra passa al fronte nemico, ai nemici di Handel. E quindi c'è Handel appunto che si sente male per questo. Com'era assistere agli spettacoli nel Settecento? Era molto divertente. Cioè la gente andava a teatro per divertirsi, capisci? Ci passava le ore. Insomma, loro erano proprietari dei palchi, quindi una volta che avevano visto l'opera la prima volta, poi le altre volte si distraevano, facevano di tutto fuorché ascoltare l'opera. Si andava a giocare a carte nel ridotto dei palchi, si beveva, si mangiava, c'era un caos, un puzzo, raccontano, una sporcizia che non finiva mai, insomma. Spesso poi le opere finivano in rissa, ma per una partita a male in cui due giocatori si accusavano vicendevolmente d'aver barato, insomma. O si giocava a scacchi, o si giocava ad altro, insomma. I teatri, perché sono così belli i teatri italiani? I teatri italiani sono bellissimi perché sono dei luoghi di divertimento, capite? Cioè sono dei luoghi di divertimento. Perché i palchi sono così belli? Perché una donna dentro il palco deve brillare come un diamante al dito. Una donna dentro un palco che si veste elegantissima sarà una visione celestiale, bellissima. E la forma così a ferro di cavallo garantisce a coloro che stanno seduti qui di poter godere non solo dello spettacolo, ma anche dello spettacolo dei palchi di fronte. A Venezia c'erano anche dei palchi che non soltanto erano arredati col gusto del proprietario, ma alcuni erano fornite di, come dire, persiane richiudibili. C'era un gusto, insomma, per questo. Sai, quando mi dicono, guarda in passato che luoghi di cultura meravigliosi che hanno fatto e sono i teatri. Ma quali luoghi di cultura nel Settecento? Erano luoghi di divertimento, capisci? La gente andava a divertirsi. E poi lo spettacolo era qualcosa di imprevedibile. Sai, a Ferrara nel 1722 c'era un cardinale seduto vicino al palco e a un certo punto il soprano cantò le parole a una povera pellegrina, fate la carità. E il cardinale davanti a tutti tirò fuori una borsa di denaro e fece la carità alla povera pellegrina che la chiedevano, cioè quindi rendendo sostanzialmente pubblico quel suo gesto di generosità. E questo non era una cosa anomala, era una cosa che succedeva normalmente. I cantanti cantavano e poi non uscivano di scena. Magari non era più il loro turno, si mettevano, non è il caso di questo teatro, ma in un teatro come La Scala, si mettevano qui, vicino ai palchi laterali, e si mettevano a discorrere, a parlare con gli ammiratori del palco a sinistra o a destra, eccetera, eccetera. Questa che vedete è Londra. E questa è un'aria che cantò Farinelli a Londra e che scatenò, tanto per cambiare, il delirio. Quest'aria venne cantata nel 1736 al Teatro della Nobiltà. Che cos'era questo Teatro della Nobiltà? Allora, guardate, questa è un'immagine di Londra, fatta da quel genio di Hogarth. Allora, voi dovete sapere che qui allora, ci sono le accademie delle arti inglesi che sono chiuse, serrate. La vedete lassù? Questa, chiusa. Vedete? Lì. Non c'è più niente da fare, basta. Qui invece c'è un signore che vende libri come se fosse carta straccia. Ma se tu vai a vedere lì vicino, sai che cosa leggi? Che ne so, i grandi della letteratura inglese, Ben Jonson, William Shakespeare, tanto non interessano più a nessuno. Pensate che questa è una cosa del Settecento. E l'opera italiana è stato veramente il primo prodotto globale europeo, in un certo senso, no? Tutti pazzi per l'opera italiana, nessuno più interessato alla propria cultura nazionale. E la stessa cosa era successa per l'appunto a Londra, quando nel 1734 poi vi arriva, voi capite, dopo un viaggio che lui disse difficilissimo, causa il mare, eccetera, eccetera, vi arriva per l'appunto Farinelli. Quando lui arriva nel 1734 c'è una guerra in corso tra figlio e padre, cioè il principe di Galles odiava suo padre, re Giorgio II.
Lo odia perché, tra le altre cose, lo odia per ragioni personali, ma poi la guerra lui gliela scatena sul mondo del teatro. Il padre era sostenitore della Royal Academy of Music, a cui capo c'era Handel. E il principe di Galles fa una guerra terribile a suo padre, lui che suonava il violoncello, eccetera, eccetera, gli fa una guerra terribile e decide di aprire l'opera della nobiltà con due interessi: contrastare lo strapotere di Handel, che era tedesco. La confusione era tanta, perché il principe di Galles, come suo padre, era originario di Hannover. Quindi sai, ti dà così fastidio che è tedesco e come te, cioè del resto. Invece no, lui era tedesco, quindi naturalmente lo dobbiamo distruggere e contrastare lo strapotere dell'opera italiana portata in Inghilterra da Handel. Handel aveva portato in Inghilterra l'opera italiana e gli inglesi si erano innamorati dell'opera italiana scritta da Handel su libretti italiani. Beh, peccato che il principe di Galles, nel contrastare Handel, lo fece con l'opera italiana di Porpora, con Farinelli, con Senesino, cioè con i cantanti e gli operisti italiani. E quando non era italiano era Hasse, che era come Handel, cioè un tedesco che scriveva fondamentalmente opera italiana. Quindi, ma era, ripeto, un figlio che combatteva per l'appunto contro il padre. Durante il concerto sentirete questa aria, ecco, la teniamo in sottofondo, del pastorello Aci, che è stata data all'opera della nobiltà nel 1735. Praticamente fu l'opera che inaugurò appunto il teatro della nobiltà, quello del principe di Galles. E lui chiamò a raccolta tutti quanti, disse: tutti i nobili, venite, sottoscrivete, facciamo la guerra alla Royal Academy, facciamo la guerra all'opera italiana, sentendo altra opera italiana. Una confusione massima, insomma, ecco. E Farinelli? E Farinelli, tutti parlavano di opera naturalmente in quel momento, e Farinelli stette dalla parte del principe di Galles. Quindi Handel, che avrebbe tanto voluto avere dalla sua il grande Farinelli, se lo vide soffiato praticamente dai nemici. È per quello che nel film, di fronte alla sua bravura vocale, il povero Handel non fa altro che celebrare la sua sconfitta. L'opera, il debutto londinese di Farinelli avviene nel 1934 con questo dramma, Artaserse, che era un pasticcio micidiale. Libretti di tanti autori, musiche di tanti autori, cioè non c'era un autore unico, ma ce n'erano tanti mescolati insieme, era una specie di antologia, fior da fiore, il meglio dell'opera italiana del Settecento. Intanto qui sentite l'oboe che starà sotto a fare appunto, a intrecciare la propria voce con quella del pastorello Aci. Vi dicevo prima, uscire dal personaggio era così comune. È successo anche a Londra, alla prima dell'opera della nobiltà. Pensate che lì si trovarono insieme i due massimi castrati del Settecento, Farinelli e il Senesino. Non avevano mai cantato insieme i due, Senesino e Farinelli. Erano in un certo senso contendenti, ma si trovarono in una scena in cui Senesino faceva la parte del cattivo e Farinelli invece faceva la parte della vittima. Guardate, la testimonianza è questa. Una sera toccò appunto il loro insorte di cantare sullo stesso palcoscenico. Il Senesino impersonava un furioso tiranno, Farinelli invece uno sventurato in catena. Ma sapete cosa successe? Che Farinelli cantò così bene, così dolcemente, che il Senesino, dimenticandosi di essere il suo torturatore, corse da lui e lo abbracciò davanti a un pubblico assolutamente in delirio. Arrivati al terzo atto, Farinelli cantò un'aria scritta da suo fratello, Riccardo Broschi, modesto compositore, ma che conosceva molto bene la voce di Carlo. E quindi, son qual nave che è agitata. Alla fine di quest'aria difficilissima, da un palco, Lady Elizabeth Rich urlò: One God, One Farinelli. Seguirono 5 minuti
di assoluto delirio. E chi ha interpretato quest'aria difficilissima? Naturalmente, Cecilia Bartoli. Ve la faccio sentire, non tutta perché sarebbe lunghissima, queste arie sono eterne, ve ne faccio sentire un pezzettino, la parte centrale e la ripresa, il cosiddetto da capo, quando per l'appunto i castrati improvvisavano la ripetizione della prima parte, fiorendo, abbellendo, a più non posso. Eccolo qua. One God, One Farinelli, dopo un'aria del genere, di tale difficoltà. L'ultimo ascolto
L'ultimo ascolto del vostro concerto di novembre è Augelletti che cantate, dal Rinaldo di Handel. Fatemi dire due parole sulla trama di quest'opera, l'opera di esordio, dell'esordio londinese per l'appunto di Handel a Londra. Ecco, voglio farvi vedere questa cosa. Guardate, a sinistra ho messo le voci acute, a destra ho messo le voci gravi. Così capite le locandine delle opere del Settecento. Goffredo, comandante dell'esercito cristiano, contralto, cioè voce acuta, castrato quindi. Almirena, e questa era una donna, sua figlia, promessa sposa a Rinaldo, soprano, quindi donna. Eustazio, fratello di Goffredo, altro castrato, contralto. Rinaldo, l'eroe del campo, promesso sposo ad Almirena, soprano, castrato. Armida, incantatrice, regina di Damasco e amante di Argante, soprano. Due sirene, soprano. E poi una donna, soprano. Cioè, praticamente, erano tutte voci acute. Le voci grave sono Argante, re di Gerusalemme e amante di Armida, un araldo, il mago cristiano, ed è finita lì. Dunque, l'azione si svolge durante la prima crociata ed è complicatissima, come quasi tutte le opere del Settecento hanno delle trame complicatissime. Da una parte ci sono i buoni, che sono i cristiani, vedi? Goffredo, Eustazio, Almirena e Rinaldo che si amano. Ho detto che si amano, ecco appunto, che si amano. E poi dall'altra parte invece ci sono i cattivi, i nemici, quelli che sono i nemici della cristianità, insomma, che sono Argante e Armida. Anche loro due si amano comunque. Qui siamo all'inizio. Oh, che cosa succede? Non so se notate la differenza tra l'inizio dell'atto e la fine del primo atto. Vedete cosa succede? Almirena viene rapita dai cattivi. L'avete vista? Scusate, eh? Almirena prima era lì a sinistra. Viene rapita dai cattivi. Ci siamo? Oh, però quando inizia l'atto secondo, anche Rinaldo viene rapito dai cattivi. Avete visto? Scusate, Rinaldo era lì? Con il suo cuore solitario ormai, perché Almirena gliel'avevano sottratta, viene rapito e viene portato nel fronte nemico. Che cosa succede qui? L'inaspettato, e cioè che Argante si innamora di Almirena, quando doveva essere innamorato di Armida, vi ricordate? E Armida si innamora di Rinaldo, quando in realtà dovrebbe essere amante di Argante. I due poverini continuano ad amarsi, però sono amati appunto dai nemici. Come la rimedi una situazione del genere? Con una magia. Pum, magia, e tutto si risolve. Hai capito? Tutto si risolve. Loro vincono la guerra contro i nemici e l'amore trionfa. Ecco, questa era la trama diciamo così, anche assurda di una tipica trama di un'opera del Settecento. Beh, perché le trame dovevano essere così complicate? Perché le arie, che erano tante, perché tu capisci che se il primo personaggio ne canta sette, il secondo personaggio, la prima donna ne canta sette, il primo uomo ne canta sette, poi quell'altro ne canta sei, quell'altro ancora ne canta sei perché sono meno importanti, poi cinque, cinque, quattro, quattro, alla fine si arriva a un bel numero di arie. Queste arie dovevano dare varietà e la trama doveva garantire questa varietà sostanzialmente alle trame. Per cui, per esempio, l'opera comincia con Goffredo castrato che dice vinciamo noi, la speranza di vittoria, insomma. E quindi è un'aria tutta piena di esaltazione. Poi c'è l'apparizione di Armida. Armida è la maga, per cui è un'aria tutta di bravura. E tra l'altro, una testimonianza del Settecento ci dice, racconta che il fumo che usciva dal drago a cavalcioni del quale entrò in scena per l'appunto la maga Armida, il fumo era fatto da un ragazzino nascosto nelle fauci del drago, ma così male che il pubblico poteva vederlo. Tu pensa a questo povero ragazzino nelle fauci del drago con qualcosa che bruciava in mano, col rischio di mandare a fuoco tutto quanto, insomma. E poi c'è l'aria che sentirete al vostro concerto, dopo la fragorosa apparizione della maga, ecco invece la dolce Almirena. La dolce Almirena in mezzo agli uccellini che cantano, a un paesaggio di delizia, hai capito? Ed è un'aria che, se quella di Aci, che aprirà il concerto, era accompagnata da Loboe, perché Aci è un pastorello, questa invece è accompagnata per l'appunto dai flauti, augelletti che cantate, zeffiretti che spirate, aure dolci intorno a me. Il mio ben, dite, dov'è per l'appunto? Ah!
Poi si voleva che la rappresentazione teatrale fosse il più possibile anche connaturata alla realtà. E allora, sapete, è proprio questo. Cioè, un giornalista racconta che mentre passeggiava incontra uno con un cesto pieno d'uccelli. Gli dice, scusate, ma dove andate? Vado a teatro. Ma per che cosa? E c'è un'opera di questo Handel che è appena arrivato, che dicono sia bravissimo. Sì? Ma li fate arrosto? No, dice, li liberiamo durante l'aria di lei. Hai capito? Quindi, scusate, anche qui... Ovviamente, scusa, poi un teatro che si chiama Teatro Galli, non vuoi inondarlo di uccellini? Scusa, abbi pazienza, no? L'hanno fatto a Londra, fatelo anche voi. Oh, naturalmente ci furono un po' di inconvenienti, perché sono stati lanciati a volo in quest'opera così tanti stormi che si teme che il teatro non si libererà mai di loro. E che possano far la loro comparsa in scene d'altri drammi in cui non c'entrano per nulla, oltre agli inconvenienti che possono soffrire da essi le teste degli spettatori. Voi potete capire. Però, insomma, eccola qua, augelletiche cantate, con il flauto solo, ve ne faccio sentire un pezzettino con regia di Carsen, regia molto moderna, cantata da una donna, come giusto che sia. Thank you.
E mentre ci sono i flauti che suonano, ci sono gli stormi d'uccelli liberati per il teatro che volano di qua e di là, trasportando quel luogo di delizia dove lei doveva trovarsi, non certo la gabbia di Carsen, anche lei in gabbia, avete visto, trasportando quel luogo di delizia dentro il teatro. E a conclusione di tutto questo mi viene da lasciarvi andare con un pensiero, con una domanda. Ma se foste voi i direttori di un'orchestra barocca, e doveste dirigere un'opera del Settecento, fermo restando che i castrati non li trovate più, va bene? È vietato dalle leggi internazionali. Anche potete presentarvi domani mattina, c'ho il nipotino qui, vedi, me lo castrate per favore che rinverdiamo. Non si può fare, è vietato dalla legge. Quindi basta, finita la cosa dei castrati. Cosa fate? Un uomo, una donna, un uomo. Senti qua, scusa, senti questo come canta. Senti come canta. In falsetto. Ci tiene a dirlo, sono fidanzato, Va bene. Ce n'è un altro come lui, argentino, si chiama Franco Fagioli, fa delle cose col falsetto. Quindi una possibilità è questa: prendo uno così e gli faccio fare Giulio Cesare, gli faccio fare Adriano in Siria, gli faccio fare Goffredo, gli faccio fare tutte queste parti maschili. Ovviamente devo scegliere quale fargli fare, perché mica gliele posso far fare tutte in un'opera, no? Questa è una possibilità. Guardate che è faticosissimo per un uomo reggere un'intera opera cantando in falsetto. Faticosissimo e pericolosissimo, perché il falsetto ti può sfuggir di gola, stavo per dire di mano, ma di gola. Nel senso che ci sono falsettisti, poverini, che cominciano a cantare e pensano di prendere quella nota tanto acuta e gli viene due ottave sotto, e gli esce un... e poi recuperano. Però non è un controllo così totale, assoluto. L'altra possibilità è quella di dire, prendo una donna che canta nel suo registro naturale e faccio fare un lavoro meraviglioso al reparto trucco parrucco. Guardala qua, abbassiamo un attimo le luci che... Guarda che roba! Guarda, è una donna, Truccata benissimo! Giulio Cesare! Le sue palme al vincitor, le sue palme.
può un uomo che canta in falsetto fare tutto quello che fa molto più naturalmente una donna? No, evidentemente, per quanto ci siano controtenori, falsettisti bravissimi, però no. E poi ci sono dei direttori che si rifiutano. Perché? Perché i falsettisti, i controtenori, c'erano anche nel Settecento, ma non li usavano le opere. E io dico, certo, non li usavano le opere perché c'erano i castrati. No. Se tu hai un talento così, sempre, sempre una così per fare le parti dei castrati. Scusate, qui siamo a Vienna, lei canta un'aria di Vivaldi, vi faccio sentire il suo da capo, agitata da due venti. Siamo a Vienna, i viennesi non avranno capito una sola parola di quello che canta, ma guardate il finale. Nessun uomo mai riuscirà a ottenere un risultato del genere, mai, per quanto possa essere bravo. Ma insomma, è un artificio cantare in falsetto un'aria del genere, quindi, e quindi, quando è una donna così. Tutto ciò che si può desiderare. Attorno a Farinelli sono nate un'infinità di domande. A cosa si deve il miracolo di quella voce, per esempio, che lui riusciva a tenere all'inverosimile? Qualcuno diceva che dietro la scena ci fossero degli strumenti musicali che suonassero e prolungassero i suoi suoni in modo da permettergli di prendere fiato. In realtà era la sua meravigliosa cassa toracica. Altra domanda, e se il segreto stesse in una ringa? Eh sì, perché Farinelli pare che ne masticasse una intera e cruda prima di ogni esibizione. Gli veniva sete, la salivazione aumentava e la sua laringe se ne stava protetta e umida, morbida e fresca come una seta. Era un divo assoluto. Gli altri cantanti erano amati, ma lui è idolatrato, adorato. Tutti sanno che Handel è l'Orfeo del nostro tempo. Lui è ammirato, certo, ma da una distanza che lo lascia solo.
un incantesimo spinge la folla verso Farinelli. Nel 1735 quel genio di Hogarth fa una serie di stampe intitolate La carriera di un libertino e a un certo punto si inventa un'opera, Il rapimento delle Sabine, nuova opera, e segna l'elenco degli interpreti, secondo l'assurdità italiana. Romolo, il fondatore di Roma, un castrato. Farinelli, il primo rapitore delle Sabine, nonché fecondatore delle stesse, il signor Senesino, l'altro castrato. Il secondo rapitore, il signor Carestini, altro castrato. E il terzo rapitore, direttamente la signora Cuzzoni, soprano assolutamente celebre, che certo non poteva essere fecondatrice delle Sabine, insomma. E questa storia di Roma veleggiava nel terreno dell'assurdità, come era tipico dell'opera italiana di quel tempo. Nel 1736 Fielding, questo drammaturgo inglese, deride Farinelli chiamandolo Fire Belly, che vuol dire il bel pancione. E l'anno dopo si inventa una commedia con quattro anziane ladies protagoniste. La prima lady. Siete stata all'opera ieri sera, madam? E la seconda lady. E chi può perdere un'opera di Farinelli? E la terza lady. Certo, è la creatura più incantevole. E la quarta. È tutto ciò che si può desiderare. E la prima. Beh, quasi tutto ciò che si può desiderare. Grazie. Thank you.